amica della Sicilia. Io voglio troppo andare in Sicilia a mangiarmi la granita. Tu hai mangiato la granita siciliana? L'ho paesato da Ino siciliana, ma no, non è come quella siciliana. Vedi, come andare in Sicilia e mangiare la granita siciliana? Non c'è mai stata in Sicilia. È buonissima. Sì. Porca vacca. Mamma mia, sei buona. Come sta? La gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. Porta anche la fra, sì, la porto. Tutti in Sicilia. Basta. Oh, voglio fare una diretta così al volo. Solo per sapere come stavate. Come state, come ve la state vivendo quest'estate? Grazie, Cri. Ma quante hai al baffo? Pioppi. Noi tutto bene, raga. Ibiza distrugge. Cioè, una settimana è tosta qua. Cioè, io sinceramente, se devo scegliere, andrei a Formentera. Infatti per stiamo andando a vacanzina lì. Prima Mykonos. Esatto. E poi. Prima Mykonos e poi una bella vacanza rilassante a Formentera. Che poi tra l'altro, se vogliamo andare a far serata, veniamo qua, capito? E il giorno, cioè facciamo mattina e il giorno dopo torniamo. Esatto. Cioè fai after. E poi vieni di più. Eh sì, perché non puoi fare il contrario. Cioè tu non puoi andare a Formentera e fare la mattina. Raga, è ancora il... No, sarà divorata dal mare. Probabile, sì. Stava già salendo l'acqua e... Però stava già distruggendo, sì. Dai, domani ne facciamo un'altra sulla spiaggia. Facciamo... Domani come facciamo? Raga, consigliateci cosa possiamo fare. No, perché era tutto partito che noi dovevamo fare una tartaruga, ok? Esatto. E praticamente succede che... avevamo creato il guscio della tartaruga, sì. Abbiamo messo tutta la sabbia, fatto l'accumulo. Esatto. E poi mi ha detto, perché non facciamo un culo? Esatto. Cioè, un siamo culo in pizza, se non lo facciamo qua... Non con la vita, con il busto, no? Sì. Volevamo fare quello. Solo quello. E poi niente, abbiamo creato il culetto. Il culetto. Esatto. Beh. La vita... La vita. Detto, facciamo anche le braccia, dai. No, le gambe. Facciamo anche le gambe. Gambe. Poi abbiamo detto. Facciamoci anche le braccia. Facciamola tutta a sto punto. L'abbiamo fatta tutta. I capelli non erano. Cioè, i capelli li ha aggiunti dopo la fra, che ricordano un po' Medusa, eh? Esatto, e poi abbiamo detto. Sì, era troppo vuota, capito? E quindi abbiamo detto, tanto l'arte. È arte. È arte, quindi. Cioè nel senso è libera interpretazione, no? E quindi niente, abbiamo fatto pure. E là, raga, mi giuro. Ha spaccato. Là ha spaccato e è diventata l'icona della spiaggia. Cioè tutti a fare le foto. Tutti. Dovevamo chiedere un euro a foto. È vero. Volevamo mettere tipo il cartellino. Volevamo mettere il cartellino. Dai, domani facciamo. Te lo stavo per dire. Allora, domani se cosa compriamo un foglio, scriviamo i nostri nomi di Instagram e scriviamo un euro a foto. Okay. Però domani dobbiamo superarci. E poi ci mangiamo una bella paella con i soldi. Con i soldi ricavati. Scriviamo, facciamo questo di lavoro, supportaci. Dacci un euro, mettiamolo in cesto. E ci mettiamo là così, però cioè, ci facciamo anche vedere, così la gente ovvio capisce che l'abbiamo fatto. Ovvio, mettiamo il cartello con il cesto. Come viene preso? Cesto.
Sai quanta gente secondo me li vede? Tu dici? Supportaci. Oh raga, domani lo facciamo, andare. Oh, se ricaviamo. Dobbiamo fare una scultura proprio. Cos'è che possiamo fare? Consigliateci. È così. Chi sono? No, vabbè. Raga, quando tornerò a casa, perché sono ancora qua, quindi non. Meglio di no. Quando torno a casa vi racconto non so quante cose che ci sono successe. Ma quello di oggi che si avvicina tutto. Sì, ma champagne. No, vi racconterò tutto, raga. Ma fa paura. Cioè, paura. Vi racconterò. Io mi ha dato la foto della. Oh. Adesso io dico di venire. Sì, vi racconterò tutto. Cerca di arrivare viva a Milano. Sì, raga. Abbiamo costruito, oggi abbiamo lavorato, domani lavoriamo più seriamente, con il cartello, se volete la foto pagate. Ci vediamo un po' sculture già. Prossimo viaggio, vado in un posto molto bello, non ci sono mai stata, molto bello per quello perché a me piace scoprire nuovi posti. Questo posto qua però io non lo posso dire, perché? Perché è un regalo per i miei genitori che non sanno ancora dove andiamo. Però parto il 16. Wow, fantastico! E io avevo fatto questa. Non è vero. Dovevo fare una cosa dove la gente proprio la utilizza. Vado! Amo! Ah! Wow! Questo? Non diciamolo. Stiamo guardando tutte le sculture. No raga, ma una stupenda. Quella la possono utilizzare anche. Stupenda. Ma bisogna essere proprio bravi. Secondo me però ce la possiamo. Dobbiamo fare. Copiarci. Secondo me ce la possiamo fare. Quello che dovevamo fare oggi. Sì, dai. Una cosa così. Fantastico. Meraviglioso. Dai, mi serve un po' di idea. Questi. Quella là fantastica, eh. Dove è l'altra? Ecco. Secondo me tra i due è più difficile questa. Questa dici? Tu l'avevi fatta così? Sì. No, avevo fatto. Però serve l'acqua, cioè serve. Deve essere solida. Ma alla fine neanche tanto, perché qua ti si ri... qua no. Invece se fai tipo una roba del genere qua deve essere solido. Quello è tostissimo. Quindi è meglio l'altro forse. Sì. È una roba così. No, non mi sento. Raga, comunque qua in Ibiza ci sono solo italiani, tra cui napoletani. Torino! Raga, Ibiza è in base dai torinesi, cioè io non è possibile. Napoletani e torinesi. E poi anche inglesi, ma vabbè, inglesi. No, di anche
anche siciliani, sì, siciliani un po'. È vero. Pensi di tornare a New York? A me New York non è piaciuta tanto. A chi state facendo una frecciatina? A nessuno, perché? Non mi è piaciuta tanto, preferirei andare tipo a Miami, quei posti là, se devo decidere, se posso scegliere, capito? Musica, cioè è carina fino a un certo punto. Sì, quello un po'. C'è una cosa che possiamo raccontare che ci è successa? Strana, qua in Ibiza. Possiamo dire che quando andiamo nei locali, cioè che quando camminiamo per la strada ci catturano nei locali. Ah, è vero, raga! Ciao! Ciao Rocco! Fa cagare la musica lì, sì. Ma infatti noi stiamo cercando le serate reggaeton, perché a noi non piace la tech. E per il momento le stiamo trovando, cioè. Sono carine. Cioè, quella di ieri a me è piaciuta. Vabbè, sì. A te? Vabbè. Vabbè, sì. Ci catturano. Allora, abbiamo conosciuto un... Sì, è il proprietario, Dici? No, gliel'ho chiesto. Ah, ecco. Sì. E praticamente è un proprietario che ha al bar un locale qui, esatto. Proprio nella nostra via, che noi ci passiamo sempre, no? E praticamente abbiamo fatto amicizia, si chiama Alex. Ogni volta che ci vede ci abbraccia, ciao, ma ci riconosce anche lontano 3 chilometri, cioè assurdo. Sì, all'inizio non c'era questo aeroporto. È vero. Noi passavamo da là, cercando di andare dove dovevamo andare, e lui ci vedeva e ci prendeva e ci trascinava, sì, nel locale, e noi ogni volta gli dicevamo no. E lui, dai, vi offro un tubito, vi offro qualcosa, ma noi non beviamo, è no? Vero, infatti è iniziata che noi avevamo sete, esatto. E allora abbiamo detto, se vuoi noi veniamo ma ci devi dare l'acqua, e quindi praticamente così è stato. E quindi niente, allora la sera dopo avevamo sete e abbiamo detto, vabbè, dai, possiamo andare. Perché qua l'acqua costa tanto, cioè come, sì, tutto costa tantissimo. Raga, 10 euro. Non abbiamo acqua in frigo, cioè, vabbè, oggi sì, oggi perché sì, l'abbiamo comprata. Perché abbiamo trovato un supermercato. No, con i prezzi normali. Questa. Comunque, fatto sta che la trovi a 10 euro normalmente. E io sinceramente non li spendo 10 euro per l'acqua, cioè... Cioè, se devo sopravvivere sì, però mi dispiace anche buttare i soldi così. Comunque, niente, qui è nata che il giorno dopo ci ha dato l'acqua di nuovo. E quindi, no, niente, da lì abbiamo fatto amicizia, poi ci ha chiesto cosa facevamo, perché a volte ci chiedevano le foto dentro. Vabbè, l'acqua è 10 euro, che sarà mai? E niente. E quindi siamo proprio amici. E ci ha messo entrambi a fare i drink. Cioè ogni volta, vediamo, tipo, gli facciamo vedere la foto. Sì. Ogni volta che passiamo lì ogni sera ci prende, mi mette dietro al banco e mi fa, go, fai quello che vuoi. E quindi niente, faccio drink, fai da ghiaccio. Ragazza. Raga, ne ho scoperto uno buonissimo. Molto molto buono all'ananas. Beh, volevo far vedere che fai da ink. Eccolo! Alex! Gli vogliamo bene, raga. Sì, tanto. Tanto bene. Ormai è diventato... Cioè sì, cioè ci passiamo ogni sera. Sì, e ci ingelosiamo se fa così anche con è le altre. È vero, ieri ha fatto così con due. Allora io non so se la portata dietro al bancone, Però se scopro che l'ha fatto, io non vado più. Infatti stasera glielo dico. Dico, guarda che... Ti abbiamo visto, Ti abbiamo visto ieri. Poi c'è stata una sera in cui abbiamo provato ad andare. Ah sì!
Sì, no, raga, eravamo, cioè non ce la facevamo più, avevamo sonno, volevamo andare via. Solo che loro ogni volta cercano sempre di tenerti da dentro, sì, di farti stare in compagnia. Che cos'è, amo? Spero, non pipì. Vabbè, qua succedono cose un po' strane a volte. Un po', a volte. Ma io sono... Ma poverini. Andiamo con te. Ciao. Ciao. Questo non lo possiamo dire. No. Una volta a casa vi racconterò tutto. Comunque niente. Ah, stavamo per andare via. Stavamo per andare via e ci hanno catturato di nuovo perché ci hanno scoperto. Tra l'altro Francesca poco sgamabile che fa: no, no, andiamo, andiamo. Io che mi abbasso. Lei è sgamabile. Io l'ho beccato prima a te, sai. Ma io ci sono lontano un miglio a te. E infatti io quando ho visto che ti avevo riconosciuto mi sono messa a ridere tantissimo. Vabbè, that's all. Ora noi andiamo a lavarci, andiamo a prepararci e usciamo? Dai, sì, usciamo, ovvio. Non sia mai un giorno in casa. Non sia mai un giorno in casa. E però dobbiamo capire un attimo. Sì, vabbè, comunque, sì. Andiamo a prepararci. Ciao, vi voglio bene. Ciao. Ci sentiamo domani, anzi sì, mi riuscirò a preparare, vi faccio pure il fit check, tutte queste cose. Ciao, ciao.